Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare come in un video precedente, anzi vorrei spiegare, render noto, citare l'articolo 15 della Costituzione italiana. Con l'avvento della tecnologia, quindi dei cellulari, si ha la possibilità di trasferire foto, dati, file e purtroppo anche conversazioni private a terzi. L'articolo 15 della Costituzione italiana dice che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Quindi l'invio a terzi di uno screenshot che è diventato spesso oggi un'abitudine, sul piano giuridico diventa reato, in quanto, come dicevo, c'è la libertà e la segretezza della corrispondenza. Molto spesso oggi il pettegolezzo avviene proprio tramite lo screenshot, quindi conversazioni avute con qualcheduno e poi riportate a terzi. È un reato, un'abitudine terribile che molto spesso viene sottovalutata. Quindi il pettegolezzo sul web succede che molto spesso avviene proprio in questo modo. Tengo appunto a precisare, ho fatto dei video e farò dei video appunto riguardo il comportamento da tenere e quello da non tenere in internet, su internet o sul web, proprio perché molto spesso si diventa vittime di calunnie, di diffamazioni. E magari anche appunto vittime di qualcuno che viola quella che è la segretezza e la libertà della corrispondenza. Quindi occhio ragazzi, sappiate come comportarvi perché appunto tante volte si perde di vista il fatto che tutto quello che si fa con un cellulare, attraverso il web, in una chat, su un canale, possa comunque avere poi delle gravi ripercussioni a livello penale e legale. Con questo video è tutto, vi auguro una buona giornata. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale della Pink. Ciao ciao!